Ragazzi, urge un chiarimento. Ciao a tutti, questo video per spiegarvi che non avete capito quello che intendevo nel discorso del video, dell'ultimo video appunto uscito. Capisco che sia effettivamente complicato capire il contesto di un determinato discorso fatto in live, perché ovviamente in live c'è un'interazione con la chat che voi giustamente qui su YouTube non vedete e quindi vi manca un pezzettino del discorso, ecco, per riuscire a capire quello che è il complessivo di tutto quanto. Allora, partiamo dal presupposto che questo lavoro mi ha insegnato una cosa, la pazienza. E io ho infinita pazienza, per fortuna, quella è una cosa che non mi manca. Infatti credo di essere estremamente adatta a fare la content creator, proprio perché ho molta pazienza. Ho molta pazienza anche quando mi vengono messe in bocca parole non mie o quando un sacco di gente si convince di un mio parere che assolutamente non è un mio parere, di qualcosa che io non penso e non ho mai detto. Infatti a una certa penso che si diventi una sorta di passaparola, no? Tipo, quello lì pensa che New World faccia schifo e quindi... E la gente inizia probabilmente a ripetere questa cosa e diventa vera, anche se assolutamente non l'ho mai pensato e non l'ho mai detto. Allora, partiamo dagli inizi. Non ho mai detto che New World sia morto. New World è del mio pensiero sempre, ve lo posso confermare perché spesso me lo chiedono in streaming e ripeto la stessa cosa da mesi. New World non è un MMO morto. New World ha una community ancora attivissima. Io ho ancora i miei amici con cui giocavo appunto a New World, con cui facevo i raid, con cui facevo i dungeon, con cui ho fatto anche degli assedi, anche se c'è gente che ancora dice no perché tu Kuro non hai mai fatto assedi. Spoiler, sì, li ho fatti. Ci sono anche dei video sul secondo canale, ma vabbè. Ci sono persone che si convincono di determinate cose e continuano a dirle facendo, cioè fanno il giro, dopo un po' e diventano vere. No, ripeto, New World ha ancora una community molto attiva. Ci sono ancora moltissime persone che ci giocano, tra cui i miei amici. Non è un MMO morto. Mai detto, mai pensato. Non capisco da dove sia venuta effettivamente questa convinzione che avete, che io possa pensare questa cosa, perché non la penso. Fino a 2 settimane fa ci ho loggato anch'io ancora su New World, appunto per vedere gli update e tutto quanto. Quindi, vabbè. Detto ciò, quello che penso di New World è quello che continuo a pensare in questi mesi. È la stessa cosa, ovvero che sia un MMO che porta un sacco di innovazione, porta effettivamente cose nuove, a differenza ad esempio di Lost Ark. Faccio un po' di paragoni. New World è MMO di stampo occidentale. Ha un PvP estremamente interessante. Ha un combat, secondo me, divertente. Ovviamente è soggettivo questo. Però un combat estremamente divertente. È un bel mix tra un survivor e un MMO, perché comunque si vede che la base è stata progettata su un survivor per poi virare su un MMORPG. Perché questo è, lo vedi, la base di un survivor. È palese. Il gioco ha una solida base per poter diventare un bel MMO. Ed è quello che continuo a dire da mesi, che secondo me fra un annetto sarà bellissimo New World. Cioè potrebbe veramente diventare un'alternativa valida agli MMO che abbiamo sul mercato. No, non è un MMO morto, mai detto, mai pensato. Quello di cui si parlava in live è diverso, perché il 90% della gente che entra in live mi dice: Kuro, che cosa ne pensi di Lost Ark? Secondo te farà la fine di New World? Con la fine di New World non intendono non lo giocherà più nessuno, intendono avrà bisogno di update, avrà bisogno di content, perché questo è New World, ragazzi. Cioè, questo è oggettivo. Io capisco che vi piaccia alla follia, e anche a me piace New World, mai detto il contrario. Ma riesco a riconoscere che comunque è un MMO che ha bisogno di tantissimo lavoro, ha bisogno di essere limato molto per diventare un buon prodotto. Perché ancora non lo è. È un ibrido, è un prototipo di qualcosa che può diventare bello, ma al momento non lo è ancora, cioè non ha ancora le basi solide per competere con gli altri MMO sul mercato. E grazie al cacchio, voi direte, gli altri sono sul mercato da tanti anni. Appunto, è questo il discorso. New World molto probabilmente diventerà un bel MMO. Al momento è un prototipo di un buon MMO. Lo Stark, al contrario, ha basi solide, perché viene da 4 anni e più di testing sui server asiatici, perché per anni hanno continuato a limare, sistemare,
bilanciare le classi. Quindi quello che è arrivato a noi come prodotto sul mercato occidentale è un prodotto che è stato largamente testato sui server asiatici, coreani, cinesi, giapponesi. Cioè è stato anche sui server russi. Cioè comunque sono state fatte tante fasi di test e il gioco è release da anni. Quindi capite che ha una base molto più solida di contenuti, che non vuol dire che sia un MMO più bello. Vuol dire semplicemente che ha più content già all'uscita perché ha basi più solide. Questo è semplicemente il mio pensiero, non è no, New World schifo, merda, lo Stark bellissimo. No. Nonostante, comunque, io sia più da MMO coreani, ma perché io sono cresciuta con Lineage 2, sono cresciuta con quella tipologia di giochi lì. Quindi per me lo stampo coreano mi è molto più affine rispetto all'MMO occidentale. Ma questo è un mio gusto personale che non ha a che fare assolutamente con l'oggettività dei due prodotti. Che è sotto gli occhi di tutti, è palese. Poi, ripeto, può piacere o non piacere. New World può attirare persone come può schifare altre persone. Stessa cosa lo Stark. C'è chi non ama lo stile coreano. Sono due MMO che possono tranquillamente coesistere insieme. Non è che uno ammazza l'altro. Io non capisco perché molti vadano sempre sulla difensiva quando si parla di un nuovo MMO. Cioè sembra che siccome una persona sta giocando ad un nuovo MMO, allora basta, tutti quelli che ha giocato prima fanno schifo. Oh raga, io continuo a tornare ogni tot su Final Fantasy 14, su Elder Scrolls Online, su World of Warcraft quando escono magari le espansioni nuove, proprio per vedere che cosa è stato aggiunto, perché comunque mi piace il mondo degli MMO. Che ne dica molta gente, ragazzi, io sono più di 20 anni che gioco agli MMORPG, quindi per carità non mi arrogo il diritto di avere la verità in tasca, perché nessuno ha la verità in tasca. Ovviamente i miei sono tutti pareri soggettivi, però non credo di sopravvalutarmi dicendo che comunque ho una certa esperienza nel campo, quindi penso di poter dire la mia, lo penso assolutamente. che voi ripeto, ci crediate o no, ho moltissima esperienza sugli MMORPG, quindi penso di poter capire effettivamente quando un prodotto secondo me ha un futuro e quando non ce l'ha. E New World assolutamente ha un futuro, quindi smettete per cortesia di mettermi in bocca concetti che io non ho mai espresso o non ho neanche mai pensato. Tutto lì. Sono una content creator, sono ben conscia e consapevole del fatto che non si possa piacere a tutti, va benissimo, cioè io vivo uguale, raga, lo dico proprio onestamente, io vivo lo stesso bene. Io porto avanti la mia passione, mi diverto, dialogo volentieri con chi appunto vuole dialogare, se qualcuno per partito preso non lo vuole fare, raga, io vivo uguale, cioè non mi cambia la vita. Detto ciò, però, semplicemente mi dispiace quando vedo appunto persone che col passaparola si convincono di cose non vere, che non ho mai detto, tutto lì. Sono stata la prima appunto ad ammettere di aver sbagliato approccio con New World, che effettivamente mi ha fatto testare meno determinate cose. Non che non me l'abbia fatto piacere, ecco, perché comunque New World, ripeto, a me piace, ho sempre detto che mi piace, la mia opinione non è cambiata, è un MMO che comunque ancora apprezzo, ci ho logato appunto fino a 2 settimane fa. Quindi, detto ciò, io l'avevo detto fin da subito, ragazzi, io sto aspettando tantissimo lo Stark, lo aspetto dal primo trailer del 2014. Da quando ho visto il primo trailer nel 2014 dello Stark, io ho detto, questo MMO fa per me, mi piace tantissimo, ha l'isometria, che per me è un fattore nostalgia. Per molti l'isometria è un nose, per me è assolutamente un pro. Io amo l'isometria, ci sono cresciuta con l'isometria, per me è wow, l'amo tantissimo. Poi ha il PvP. Vedo molta gente dire no perché è solo PvE. No, come New World è PvP centrico, lo Stark è PvE centrico, ma notiziona è un eSports in Corea, ha il competitivo in Corea lo Stark, proprio perché ha le 3v3, le 1v1 e questo è diventata parte proprio del competitive. Ci sono i tornei, fanno i tornei PvP delle arene di lo Stark. Poi ci sarà anche il GVG, metteranno il GVG, lo devono mettere nelle prossime patch, quindi non so perché vi siate convinti che il gioco sia solo PvE, è PvE centrico, che non vuol dire che non ci sia il PvE. Come New World è PvP centrico, perché il focus sono i Siege e il PvP, ma stanno aggiungendo piano piano anche il PvE, perché hanno notato che la gente vuole anche fare PvE, tutto lì. Vabbè ragazzi, io spero di avervi fatto capire meglio quello che è il mio punto di vista, che viene costantemente travisato, forse sono io che magari non sono brava a spiegarmi o appunto si crea questa sorta di passaparola dove arrivano cose
non vere. Spero che questo video vi sia di aiuto per capire un pochino meglio il mio punto di vista. E detto ciò, ho cappato sullo Stark, il soft cap ovviamente, il cap quello vero è il 60, però il 50 lo si fa in pochissimo, quindi andrò avanti a testare e vi farò uscire anche diverse guide nei prossimi giorni in modo da potervi aiutare magari ad affrontare meglio questa esperienza. E continuerò a far uscire comunque anche update su New World perché mi interessa comunque ancora l'MMO. E quindi vi farò sapere appunto quando ci sono delle novità, come su tutti gli altri MMO. Grazie per l'attenzione e buon game. Peace.